Phil Collins, You Can't Hurry Love, alle 8.07, questo è il Crystal History delle 8 che ci introduce nella seconda parte di trasmissione in cui arrivano i nostri ospiti. Oggi andiamo a Lambrate, nel cuore anzi di Lambrate, per un'iniziativa che vedrà sorgere domani, proprio sboccerà domani, si apre un'edicola. Sembra una notizia così banale, vabbè, un'edicola. Prima di tutto non è un'edicola, non è una notizia banale, perché ne chiudono tutti i giorni 1000 e quindi quando se ne apre una è una grande notizia. Siamo sotto 1000 edicole, ragazzi, a Milano. Io ricordo sempre questo dato, che insomma è un dato psicologico da un punto di vista, forse sì, ma anche molto simbolico dall'altra, e fa capire anche un po' come vanno le cose in città. Ma non è un'edicola qualsiasi, e ne parliamo infatti qui in diretta. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti Paolo Iabichino e Alessandro Ghidini. Buongiorno e benvenuti. Ciao Fabio, ciao, bentrovati. Buongiorno a tutti. Buongiorno a entrambi. Allora, abbiamo detto appunto, questa edicola non è un'edicola qualsiasi, sarà un'edicola sì, ma non solo. Chi me lo vuole spiegare bene che cosa sarà questa edicola? Provo io, Fabio, mi sento in colpa, nel senso che purtroppo è una notizia il fatto che riapra un'edicola. E dico purtroppo perché in realtà non dovrebbe far notizia, però nella situazione che tu anticipavi, in cui c'è una moria di edicole non solo a Milano, ma devo dire in maniera molto importante in tutto il paese, per motivi che noi conosciamo, la nostra riapertura fa notizia per una serie di motivi, fa notizia per la progettualità che si porta dietro, no? Nel senso che chiaramente rinasce una antica edicola del quartiere di Lambrate, che era ed è un presidio vero e proprio, un presidio sociale, un presidio di comunità. Noi la riapriamo insieme a dei lambratesi doc, Michele Lupi, Alyosha Bisceglia, Martina Pomponio, insomma gente che abita il quartiere, lambratesi illustri. E insieme a loro, io che sono un lambratese d'adozione, ho vissuto questo quartiere per un paio d'anni, abbiamo deciso insomma di provare a riqualificare questo spazio, uno spazio che è stato messo in vendita e che noi abbiamo deciso di comprare e di riattare, non solo voglio dire riqualificarlo dal punto di vista della manutenzione, ma proprio riprogettare completamente lo spazio. Quindi una sorta, Paolo, una sorta di riadattamento, no? Cioè, nel senso, voi avete... Guarda, è una riqualificazione a tutti gli effetti, nel senso che è un progetto di resistenza, okay. E a Lambrate con la resistenza devi fare i conti ad ogni angolo, perché è un quartiere che deve molto della sua storia, appunto, alla storia di partigiana con le nostre grandi guerre. La nostra però è anche una resistenza culturale, cioè è un cercare di arginare il dilagare del digitale, riportare la carta negli spazi delle comunità, la carta delle riviste, dei giornali, dei libri, della selezione, delle notizie, e poi anche progettualità culturali, quindi reading, quindi piste teatrali, residenza d'artista, sì. E, insomma, fare in modo che questo progetto detoni come multicanalità, occupando gli spazi del pensiero critico e libero. Uh-huh. E ci serviva un edicolante e l'abbiamo trovato. Ed è qui che entra in gioco Alessandro, giusto? Alessandro è l'edicolante, ha superato una serie di casting che neanche X Factor, giusto? Com'è che è andata? No, è stata una selezione durissima, portata avanti da Martina, che è stata ufficialmente nominata la nostra HR manager. Okay. No, è lei che ha curato tutta la parte di selezione, poi alla fine abbiamo incontrato Alessandro, ed è la figura che è più delle altre. Ecco. Capito Alessandro? Per motivi che ti dirà lui, perché noi ancora non lo sappiamo. Alessandro, perché capito, no? Cioè, questi qua hanno l'idea bella e tutto, però di alzarsi alle 6 del mattino per andare a vendere i giornali, nessuno ci aveva voglia, e quindi hanno dovuto incastrare te, capito? Credo che uno dei motivi sia questo, perché effettivamente quando mi hanno pescato, io dico sempre mi hanno pescato, perché letteralmente è stato così. Io ho scritto a Paolo quando ho visto il suo post, come tante volte ho fatto cercando lavoro. Io, insomma, non ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato, vengo da una storia abbastanza precaria lavorativamente. E quindi quando mi hanno detto vieni a fare due chiacchiere, per noi sei già la persona giusta, io
detto cosa sta succedendo. Quindi per me è stato proprio così e se hanno scelto me deve essere vero perché continuano a dirlo, perché quindi ormai l'hanno confermato, L'hanno confermato. l'hanno detto a tutti. Domani la tiri su tu la saracinesca, quindi è confermato. Domani la tiriamo su insieme e questa è una cosa che io voglio sempre sottolineare. Questo è un progetto in cui io sono entrato, diciamo, nell'ultimo mesetto. Come Paolo ti ha detto tutti, è un progetto che nasce plurale. Nasce plurale dal quartiere, per il quartiere, nel quartiere. Quindi domani sarà il quartiere a tirare su la saracinesca al 25 aprile e come abbiamo già anticipato. Sarà una sorpresa perché la nostra è stata un'intenzione, ed è qui ancora colpa di Paolo, perché è ancora colpa sua, di allestire completamente con la Costituzione italiana. Siamo sulle 800 copie, quindi voglio Infatti. dire, farà comunque notizia a prescindere. Questa qui poi me la raccontate bene dopo. Adesso vi fermo solo un secondo che ascoltiamo un brano e poi torniamo perché voglio capire bene, appunto, 800 copie della Costituzione italiana saranno in vendita, giusto? Ecco. Corretto. E allora adesso poi me la spiegate. Prima ci ascoltiamo Max Pezzali e poi torniamo qui con Paolo Iabichino e Alessandro Ghidini a parlare dell'edicola di Lambrate, appunto, l'edicola libera, no? Così l'avete chiamata anche, il pensiero critico. È interessante anche per capire perché proprio domani era il giorno giusto con cui inaugurare. Avete fatto tutto proprio nel minimo dei dettagli, avete curato tutto quanto. Avanti con la musica, Max Pezzali. Max Pezzali, discoteche abbandonate. Devo dire che mi piace questo pezzo, ha un sound che mi piace, mi piace, mi piace. Comunque, 8 e 17 minuti, ancora qui in diretta su Crystal Radio Milano. Good morning Milano, good morning Milano a tutti quanti, e soprattutto a chi domani andrà all'inaugurazione dell'edicola di Lambrate, che avverrà a che ora a proposito? Non mi ha dato questa cosa importante. Dalle 10 alle 13, siamo lì solo la mattina perché poi pomeriggio vorremmo andare in corteo, Beh, quindi, giustamente. quindi tappa obbligata in Tappa edicola. obbligata. Solo una precisazione: in realtà domani non è di inaugurazione, noi apriamo le saracinesche per celebrare il Ah, 25 ok. aprile e con questa installazione, perché alla fine di questo si tratta, Sì, con sì, questa sì, sì. operazione. E vuole celebrare la Costituzione e tutto quello che la Costituzione italiana rappresenta, ma noi saremo pronti con l'apertura vera e propria, quindi con giornali e riviste in edicola, speriamo entro la prima decina di maggio. Insomma, l'obiettivo Ok. era 3 maggio, abbiamo avuto un rallentamento burocratico, Infatti probabilmente immagino licenze, ancora. non licenze, cose che appunto Esatto, permessi. allungano. Guarda, Alessandro si sta facendo veramente una cultura in questo senso, il nostro edicolante. Però è stato scelto anche per questo, Infatti, quindi. domani una cosa interessante è che appunto domani ci saranno però in vendita 800 copie della Costituzione italiana. Oltretutto avete sottolineato una cosa che inizialmente non ci dicevo, ma in vendita non le regalate. Giusto, ed è No, stata una scelta quella proprio, nel senso che, spiegatela bene Paolo, mi dicevi, mi contavi? ma noi siamo abituati a pensare che la Costituzione, cioè che la democrazia sia un diritto, che è assolutamente così, Fabio, ma la democrazia è anche un dovere, nel senso che Ok. non possiamo darla per scontata, soprattutto di questi tempi. E questo è un pensiero che abbiamo avuto, devo dire, qualche decina di giorni fa, qualche quindicina di giorni fa. Quindi voglio precisare che eravamo fuori dall'affare scurati per Ok. capirci, però avevamo pensato insomma di avvicinarci all'apertura dell'edicola con un'operazione che facesse risuonare un po' quello che è lo spirito di questo progetto, che è un Chiaro. progetto di indipendenza e di resistenza. E quindi abbiamo pensato semplicemente che fosse una buona idea quella di mettere quante più persone possibile a contatto con questo libro. Noi vendiamo libri in fondo, no? Eh E allora abbiamo sì. detto, mettiamo un solo libro in vendita quel giorno e costringiamo le persone, tra virgolette, costringiamo le Chiaro. persone ad acquistarlo. È un prezzo tutto sommato accessibile perché abbiamo trovato un buon editore, Giunti, che esce con una costituzione molto bella, copertina rigida, molto curata, a 5,90 euro. Quindi, voglio Niente. dire, lo puoi anche regalare a Natale, te ne Ma prendi 10 copie, infatti.
Siamo attrezzati anche per fare dei pacchetti regali, vero Ale? Assolutamente, abbiamo i sacchettini, copri prezzo. Ah. L'autografo dell'edicolante di Lambrate. Direi che è più di così. Quello sì, quello sì. Alessandro, cosa sarà per te diventare appunto l'edicolante di Lambrate? Ma che c'è, cioè, è una roba... Insomma, io sento il peso della responsabilità, lo sento io. Guarda, io posso dirti cos'è ora, cos'è già ora, e l'ho detto a tutti, per me questa è un'occasione di entrare in contatto anche con quello che vorrei davvero essere, non solo lavorativamente, perché comunque questo è un tipo di occasione che mi è capitata, che incrocia un po' tutte le anime lavorative. Io ho fatto il libraio, ho studiato lettere, però ho fatto anche il giornalista, sto facendo il percorso per farlo, quindi incrocio un po' tutte le anime. Ma io sposo appieno il progetto proprio come progetto di comunità, come progetto culturale. Proprio in linea con quello che ho sempre creduto, sia l'idea di cultura, una cultura che, come abbiamo sottolineato noi più volte, si allarga, tende ad includere, è plurale, è orizzontale, non è un tipo di cultura elitaria, non è qualcosa che dall'alto al basso, ma qualcosa che sorge dal quartiere, anche no, dalla strada. Quindi per me questa è un'occasione, non lo nego, bellissima da un punto di vista lavorativo, ma io è un mese che davvero cammino un metro sopra il pavimento, perché per me questo davvero è bellissimo, bellissimo tutto, cioè non saprei come altro spiegarlo, davvero. Bene, allora... Dimmi, vado. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto Alessandro, perché questo entusiasmo che hai sentito... ti corrisponde. È come se le due progettualità, quella, il destino di Alessandro a 28 anni, cioè che scrive, che legge, che vende libri, che vende giornali nelle esperienze precedenti, che ha fatto anche dell'associazionismo e della scrittura in qualche modo il suo percorso, si è incontrato perfettamente con il destino di questa progettualità, e quindi da questo incontro è nato questa alchimia pazzesca che ci ha permesso di portare Alessandro sicuramente in edicola. Siamo talmente così contenti di questa scelta che domani o dopodomani, insomma adesso stiamo valutando bene i tempi di rilascio, vorremmo far partire anche un crowdfunding a sostegno di Edicola Lambrate, perché comunque è un progetto che ha bisogno di quante più persone possibile, Fabio. Cioè non è... La sostenibilità di un'edicola oggi che si regga solo e soltanto sulla carta è molto precaria. Un'utopia, nel senso, forse. La maggior parte delle edicole in questo momento vive di plastica, di gadget, di orpelli, di oggetti che insomma hanno poco a che fare con la nostra idea di progetto. Sì, mi verrebbe da dire, Paolo, quegli stessi oggetti che poi sono causa spesso e volentieri della crisi della carta, poi sì, perché insomma quando i giornali... Paradosso è che l'edicola diventa un hub di Amazon, cioè... Ecco, cioè quello, no? Quindi non vendi più i libri perché l'ha venduto qualcun altro da un'altra parte. Dal punto di vista di mercato è proprio un suicidio, no? E quindi è come se tu ospitassi il tuo assassino, cioè ceniamo insieme e poi dopo cena li uccidi allegramente. Ecco, queste contraddizioni in termini non ci apparterranno. Abbiamo un'attenzione particolare, abbiamo di fronte una scuola, accanto una chiesa, un circolo Alpi, la fontanella, la cabina del telefono, cioè c'è tutto, è come se fosse una, non lo so, un piccolo villaggio in miniatura costruito da una Lego con tutti gli elementi di comunità. Hai detto cabina del telefono, so che gli hai già messo gli occhi addosso a quella cabina del telefono, vero? Alessandro, cosa ti ha già detto di fare con quella cabina? Io ho visto il post LinkedIn. Infatti, cioè, nessuno, ha fatto tutto da solo? Ho visto che facevo una foto, quando stavamo pulendo l'edicola a un certo punto è sparito, è andato a fare una foto, e poi ci siamo trovati questo post LinkedIn che poi vuole anche lì. È una cosa che di recupero, ma anche di valorizzazione, perché quante ne vediamo, no, di cabine telefoniche? Infatti. E se possiamo trasformarla non solo in un oggetto, diciamo così, di contorno, che ormai non vediamo neanche più, perché non le vediamo neanche più, talmente ci siamo abituati, qualcosa che ha delle potenzialità, non dico
artistica, perché si può anche creare qualcosa del genere, Sì, ma una sì. potenzialità a livello di aggregazione. Perché no? Perché no? Questo anche l'edicola, perché l'edicola quando era chiusa non si notava più. Adesso È che vero. c'è l'apertura, cioè abbiamo parlato con le persone, il solo fatto che abbiamo aperto le serrande e l'abbiamo aperta vuota alcuni giorni per pulirla, per metterla a posto, le persone si sono fermate, hanno chiesto, hanno detto ma quando aprite? Abbiamo parlato con centinaia di persone in questo periodo e solo fatto che esiste, resiste. Questo secondo me è una definizione perfetta e più di resistenza che in linea col quartiere, a me piace definirla anche resistenza sul posto, che è anche un tipo di resistenza, se vogliamo, più umile, ma per questo anche più Chiaro. nobile per tanti aspetti. Chiarissimo, bene. Con la cabina vogliamo farci semplicemente una stazione di trasmissione per dei silent reading, cioè dei momenti in cui un autore, un'autrice può sedersi nei paraggi dell'edicola con un microfono Bluetooth, Raccontare. leggere le proprie pagine e gli edicolanter o le edicolanter, che sono le persone che faranno parte di questa community, vedi? Io sono Ok. l'edicolanter, Edico mentre Lanter. Alessandro è l'edicolante, tutto Ma questo questo. è successo a Ah, ok. Lui caso. non c'ha la R. Lui è Edico Lanter. Voi siete Edico Lanter. Perché siete quelli che. Ma Ok, giusto. questo è il nostro divertisman, no? Questo è il mio, cioè, è un mio modo di interpretare il progetto, anche, voglio dire, onorando il mestiere che faccio e Sta, portando ci sta. all'interno di questo progetto anche un po' della mia scemenza pubblicitaria, Flavio. Però invece l'edicola ha un sottofondo invece di principi e di atteggiamenti serissimi, al di là dei miei, insomma, No, divertisman. ho E capito. la cabina è un dispositivo, la cabina è un dispositivo perché nel momento in cui io ho fatto quella foto e ho fatto quel post, una piattaforma di podcast geolocalizzati come Loquis ci ha Sì. contattato. È una piattaforma a me abbastanza vicina, nel senso ci frequentiamo Chiaro, 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 per chiaro. mestiere, e dice: vi compro io le cuffie per gli Edicolanter. E Fantastico. questi hanno fatto una donazione all'edicola dove ci hanno dato proprio i dispositivi che Dispositivi Fabio, per sono soldi eh sì, no, veri, infatti, cioè, infatti, stiamo infatti. parlando di qualche migliaio di euro. Fa capire l'impegno, appunto, che ormai anche le realtà Capisci danno cosa sta verso il. succedendo? Sta succedendo che oggi vado a ritirare una scatola piena di volumi da Edizioni di Comunità, la casa editrice che venne fondata Sì. da Adriano Olivetti, perché semplicemente vuole sostenere il progetto e ci ha fatto una donazione di libri che saranno per noi a quel punto in vendita, però tutto il ricavato sarà a disposizione, cioè farà cassa. Non abbiamo le marginalità, il 20%, il 30%, cioè la vendita di quel libro è È tutta a tutto favore di vostro, è tutto a Alessandro, favore dell'edicola di Lambrate. Bene, bene. dell'edicolante in particolare, Dell'edicolante. perché Vabbè, sì, giusto. Bisogna lo pagarlo. stipendio, questo io ci tengo a precisarlo, Fabio, Vai. nel senso, nessuno, né io, né Michele, né Alyosha, né Martina, né Alessandro Ottenga, che non abbiamo citato, ma è un manager culturale che ci sta dando una grossa mano in termini di progettualità culturali, bandi. Ok. Cioè, nessuno di noi vuole, come dire, si dice monetizzare, no? Da voi giovani, voi usate questo termine, vero Fabio? Monetizzare sull'edicola. Non è un progetto imprenditoriale nel senso classico del termine. Però è sicuramente un progetto che deve garantire ad Alessandro, l'edicolante, una Giusto. sostenibilità economica più che dignitosa. Ed è per questo che parte il fundraising, ed è per questo che tutte le vendite della carta, dei libri, dei Ok. giornali, delle riviste che sceglieremo insieme a lui, saranno il suo stipendio, Chiaro, chiaro. al netto delle Quindi spese, cioè sì, delle ci sta, spese ci sta. Beh, che ma noi come deve sosteniamo. essere? Come deve essere un'impresa? Quindi come deve essere, appunto, giustamente, insomma. Poi, l'edicola è anche un media. Io lo sottolineo, non è scontato questo, No, perché no, io infatti, infatti. non smetterò mai di ringraziare Paolo, Michele, Alyosha, Alessandro, Martina, perché comunque mi mettono dentro a questa realtà garantendomi queste cose che, ripeto, anche
guardando la situazione del mercato del lavoro, non, non sono scontate per niente. Non sono scontate, no, quindi lo sottolineo anch'io. Scusatemi. No, hai fatto bene. Poi non siamo dei Boy Scout, quindi voglio dire, è chiaro che se arriva il brand che ci risuona, che chiude l'edicola per fare un placement, come è successo l'altro ieri durante la Design Week, con Campari, abbiamo presentato l'uscita di Urbano, certo, quella roba lì la paghi. Non vogliamo diventare l'edicoletta tipo, insomma, non voglio fare i nomi, okay, ma le abbiamo viste durante la Design Week, sì, l'ho detto io, splendidamente allestite a livello pubblicitario. Non, okay, siamo quel progetto. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Il progetto ci deve risuonare e soprattutto deve restituire qualcosa al quartiere. Altrimenti non vogliamo diventare l'edicola sandwich di nessuno. Vi devo tagliare, mi spiace, vi devo chiudere perché adesso dobbiamo andare un po' in pubblicità anche noi. A proposito di pubblicità e marketing, appunto abbiamo la pubblicità che bussa alle porte del nostro studio, non della nostra edicola. E invece domani alle 10, mi dicevi Paolo, giusto? Dalle, giusto, 10. Dalle 10 all'una più o meno potete andare appunto a Lambrate, via Conte Rosso. Via Conte Rosso, ma le dico, ragazzi, le dico di Lambrate è quella, cioè non è, adesso non ce ne sono, ce ne saranno altre anche, ma è quella, cioè le dico la Lambrate è quella, quindi cioè, lo sapete benissimo. Via Conte Rosso, grazie mille allora, grazie mille a Paolo Iabichino, grazie mille a Alessandro Ghidini. Alessandro, buon lavoro, a che ora ti sveglierai la mattina? Giusto per... A dire la verità, ci sarà il cassone di giornali. Io e te, Alessandro, coppia di fatto da quando aprirete, perché la mattina Crystal Radio con Good Morning Milano, e andate a passate poi di Collambrate a prendervi un po' di carta da leggere, che insomma fa sempre bene. Quindi ci sentiremo allora, Alessandro, ci sentiremo. Sarai il mio inviato a Lambrate, te lo dico già. Vi aspetto in edicola. Benissimo, che bello qua. Chiudere così, allora lascio la chiusura a, no, grazie Paolo, lascio la chiusura ad Alessandro, grazie. Appunto rimandaci questo invito, com'è Paolo, e poi vediamo con la musica. Cioè, scusa Alessandro, scusa, chiudi tu, com'è? Semplice, vi aspetto in edicola. A, benissimo, domani, ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao.